Sì, Presidente, innanzitutto vorrei che si verificasse se l'emittente che si occupa della trasmissione, se ne dovrebbe occupare in diretta della trasmissione di queste sedute, è un emittente che effettivamente viene, diciamo così, presa dalle TV dei nostri cittadini. Io da qualche giorno fatico a sintonizzarmi, se potessi sapere qual è il canale. Perché vorrei anche controllare se le sedute vengono trasmesse in diretta come promesso. Vorrei poi anche evidenziare che sotto abbiamo una civilissima pattuglia di lavoratori che sta ponendo un problema non da poco, cioè nel momento in cui si prospetta il passaggio della raccolta di rifiuti, con l'obiettivo abbastanza interessante della raccolta differenziata al 70%, a una possibile nuova azienda a seguito di un bando che comunque ancora tarda a venire, questi lavoratori chiedono l'applicazione di una clausola di salvaguardia sociale. Devo dire che in casi di questo genere, contrariamente a quanto era stato fatto da questa amministrazione con il famoso allegato C, in realtà gli effettivi lavoratori attualmente in essere potrebbero godere di una clausola di salvaguardia senza per questo andare a limitare la libertà di azione sul mercato della subentrante azienda. Giustamente chiedono quello che comunque già nel famoso bando andato deserto si era prefigurato, la possibilità dei part-time di aver trasformato il loro rapporto di lavoro full time. Chiedono anche qualcos'altro che meriterà approfondimento, lo chiedono anche a noi di approfondire il tema, che è quello della possibilità di disattivare la disattivazione dell'articolo 18. Loro parlano di una riattivazione dell'articolo 18 secondo quanto avvenuto anche con le partecipate, scusate, del Comune di Bologna. Io invito quindi tutti i consiglieri a riflettere su questa materia che può diventare oggetto di dibattito. Infine, chiudo velocemente, vorrei suggerire all'assessore all'ambiente, mi scuserà l'assessore Salvo Martorana, perché lui è sempre qui presente e io gli affido dei compiti onerosi e forse ingrati, ma l'assessore all'ambiente è meglio che si svegli perché non si è accorto del ricorso al TAR di importanti associazioni ambientali contro la piattaforma Vega, quando invece si strombazza ai 420 che l'opposizione ideologica è totale. E non vorrei che si distraesse di nuovo ora che alla regione siciliana si sta cominciando a discutere di un inceneritore tra le province di Ragusa e Siracusa. Sicuramente capiterà nella nostra provincia, si vedrà dopo. La cosa è preoccupante. Grazie.